Questo è un Arpe 2006 dei primi, in gergo è chiamato Blue Mini, lo si evince dal colore della lamiera, o Blue Marvin, e sembra ne siano stati costruiti una ventina abbondante. Sono considerabili dei veri e propri prototipi di quello che poi diventa lo strumento maturo. Da un certo punto di vista questa macchina ha delle piccole differenze rispetto al 2006 tradizionali, e rispetto al 2006 tradizionali i tre oscillatori sono molto più cattivi, molto più aggressivi, al punto tale che è facile distorcere in entrata al filtro, distorcere in entrata all'amplificatore. Lo strumento nasce con una chiara impostazione didattica che permette, grazie all'adozione di generose serigrafie di pannello, di utilizzarlo avendo sempre sotto controllo il percorso audio da sinistra verso destra e i percorsi di modulazione dal basso verso l'alto. Ciò significa che sul pannello comandi è possibile avere accesso a tre oscillatori audio che, insieme al generatore di rumore, al ring modulator e all'eventuale segnale collegato al preamplificatore microfonico, confluiscono nel mixer audio che porta i segnali nel filtro. Il filtro è un passabasso standard, classico, è aperta la questione della copia o del plagio tra filtro Moog e filtro Arp della prima generazione, lasceremo perdere adesso il discorso, e dal filtro il segnale entra nell'amplificatore controllato in voltaggio, poi in un mixer e poi in un riverbero a molle che precede lo stadio stereofonico di uscita. Le modulazioni sono offerte da una coppia di generatori di inviluppo, una DSR e una R, che sono cablati su filtro e cablati su filtro amplificatore, ma che possono essere portati nei punti richiesti del circuito grazie all'adozione dei cavi. Con i patch cords si può modificare il percorso di base, lo si può rendere differente e più adatto alla necessità del musicista. In più c'è un sample and hold che è cablato al noise generator, ma può essere utilizzato per campionare qualsiasi tipo di segnale. C'è un interruttore elettronico AB bidirezionale, quindi o 1 su 2 o 2 su 1. E poi c'è il blocco misterioso per la buona parte degli utenti ARP 2006 dei processori di voltaggio, che offre una coppia di invertitori, un processore di lag e tre generatori di tensione 0 più 10 volt che possono essere utilizzati insieme agli invertitori per accoppiare o disaccoppiare determinate apparecchiature provenienti come controllo dall'esterno. La logica di funzionamento è abbastanza chiaro: tutto ciò che non viene interrotto inserendo un mini jack e quindi bloccando la normalizzazione è predisposto per il funzionamento. Senza cavi la macchina suona perché i tre oscillatori 1, 2 e 3 entrano nel mixer audio. Notate la distorsione del mixer quando si esagera con i livelli. Questa è una caratteristica del Blue Mini ed è molto più esagerata rispetto al comportamento distorsivo dei 2006 standard. Dicevamo, tre oscillatori entrano nel filtro, dal filtro si va nell'amplificatore, che può anche essere tenuto costantemente aperto con un initial gain diverso da zero, eccolo qui, e poi dall'amplificatore si va nel riverbero a molle, che è quello che ascoltate qui. Volendo si può utilizzare la macchina con i due coni e i due amplificatori interni per essere completamente indipendenti da sistemi esterni. Lo strumento è composto da due pezzi, c'è una tastiera che è questa qui, 4 ottave, ovviamente non sensibile alla dinamica vista l'età dello strumento, che può essere utilizzata usando l'intonazione presettata o scegliendo micro o macro intervalli regolabili con questo controllo, e ancora può essere utilizzata su tuning standard oppure può essere spostata per accordare lo strumento rispetto ad altri apparecchi con cui si deve suonare. In aggiunta c'è un portamento che è inseribile o disinseribile con questo interruttore e può essere elaborato per lavorare su tempi corti o tempi molto lunghi. La
La tastiera è a priorità bassa, vuol dire che suonano le note più basse tra quelle eseguite eventualmente in maniera simultanea dal musicista. Inutile dire che lo strumento è monofonico. L'altro blocco dello strumento è il pannello vero e proprio, che ha questa grossa maniglia di legno che facilita il trasporto con una certa cautela, visto il valore dell'apparecchio. Una volta che i due pezzi sono collegati con questa coppia di multiconnettori, il meccanismo è pronto per funzionare e non si ha bisogno di altro se non un sistema esterno di amplificazione. Thank you.